Facciamo un gioco ed immaginiamo questa scena in particolare. Siamo a Piazza San Pietro, nella Basilica di San Pietro, e un coro sta intonando una dolce melodia, quella che sentite. D'un tratto però succede l'impensabile. Malleus maleficarum. La melodia si fa cupa, sinistra, tutto il contrario di ciò che stavamo ascoltando fino ad ora. Signore e signori, eccoci qui. Siamo tornati finalmente a tradurre le lettere di Dead. Oggi ce ne traduciamo due. E no, non è uno scherzo. Dead Pelle aveva chiesto a The Old Nick se era possibile registrare dentro la Basilica di San Pietro, la città del Vaticano, un coro appunto, che poi invocasse litanie sataniche. Io dico, chiedendo appunto, dicendogli appunto perché in Svezia è praticamente impossibile. Certo, vieni a Città del Vaticano, a Roma, con il Papa, alla Basilica di San Pietro. Andiamo, oggi ce ne leggiamo due, come ho detto, perché la prima è un po' cortina, la seconda c'è tanto da dire, e oltre a questo c'è molto altro appunto su cui ragionare, su cui farci due chiacchiere, per cui regà, bando alle ciance, vi lascio con le lettere e poi ne parliamo. Krakstad, 20 ottobre 1990. Ciao Nick, sono Dead. No, Oria non ha risposto, ma è bello che voglia aiutare a ottenere gli indirizzi in Transilvania. A proposito, ti ho detto che uno da Arad, nella Transilvania occidentale, ha scritto Merciless? Mi dispiace, ma non ci sono abbastanza copie rimaste di questa edizione per inviarle ai nuovi ordini. Ma speriamo che la prossima, terza edizione, sarà in stampa a gennaio dopo il nostro tour. Ora abbiamo un altro disco in vendita, Carcass, Live St. George Hall, Bradford, 15-11-89, 7 pollici, limitato a 1000 copie, importato dal Messico. Non so quali siano le tue band preferite, ma comunque è abbastanza raro. Personalmente non mi piace Carcass, né nessuno dei loro cloni. Costerà 10.000 lire posta aerea o 7.200 lire posta superficiale. Un altro 7 pollici limitato che stiamo vendendo è l'Asphyx, Olanda, Mutilating Process, allo stesso prezzo di qui sopra, ma sarà più economico con l'ordine di entrambi contemporaneamente. Ora devo concludere, ma se vuoi i dischi prima che partiamo per il tour, saremo qui fino a metà novembre. Includo un francobollo. Penso di aver inviato tutti quelli vecchi di cui mi ero dimenticato in precedenza, l'ultima volta. Quanto costerà quella colla italiana se ci puoi inviare qualcosa del genere? Ah, ti ho detto che potrei essere in grado di vendere alcune copie di Metal Destruction. Fammi sapere cosa ne pensi. Devo andare, a presto, Dead. Ciao Nick, qui scrive Dead. Ehi, il piano per i paesi è un po' cambiato. Non passeremo più dall'Italia. Comunque cercherò di scrivere da qualche parte in Europa durante il tour. Sarà la prima volta che viaggerò, quindi non vedo l'ora. Dead e Creator suoneranno anche in Italia? La loro tournée europea ha rovinato il nostro piano di tour per i due paesi, Svezia e Francia. Ma faremo un secondo tour all'inizio del 91. Ti piace disegnare fumetti? Io e un ragazzo olandese stiamo cercando di fare un album a fumetti condiviso, ma dovrà aspettare un anno giù di lì. Comunque, se sei interessato, scrivigli a San Olanda. Mi ha detto che può occuparsi della stampa, delle spese della distribuzione, ma cercherò di aiutare se posso. Se vuoi unirti al fumetto dovrai farlo in pagine A5, solo in bianco e nero. La storia e il disegno saranno naturalmente a carico di ognuno di noi. La parte più difficile, vero? Ho fatto un po' di disegni a fumetti in passato, ma di solito ho dovuto smettere all'inizio o quando avevo realizzato metà della storia, perché in quel punto le mie ispirazioni finivano e a volte mi sento di voler dare una conclusione diversa da quella solita in cui tutti muoiono. Penso che potrei vendere alcune copie di Metal Destruction se ne avessi bisogno,
Ora sarebbe il momento migliore per me, ma non ho idea di quando verranno pubblicate le tue edizioni. Se hai qualcosa ora ed hai bisogno di aiuto per venderle, puoi mandarle anche a me. C'è un problema. Lascerò la Norvegia per il tour il 21 novembre. Quindi, nel caso, ti consiglio di spedirle molto rapidamente e per posta aerea. E non dimenticare di dirmi il prezzo, eh? Ma se non dovessero arrivarmi in tempo, o se non ne hai ora, non credo ci siano problemi, perché avremo due concerti in Svezia a gennaio e dopo quello avremo il secondo tour e probabilmente sarò in grado di venderne alcune tramite ordinazione postale. Cosa ne pensi? I paesi saranno ora Germania dell'Est, Grecia, Turchia e Olanda. Ci è stato detto che il secondo concerto in Turchia, quello ad Ankara, sarà registrato da una stazione televisiva locale, ma ancora non sappiamo molto al riguardo, quindi meglio stare zitti per ora. Una grande seccatura in tutto questo sarà che dopo l'unico concerto greco dovremo tornare subito in Norvegia per ottenere qualche dannato denaro dalla cassa di previdenza sociale locale e poi tornare giù ad Izmir in Turchia. Questo ha rovinato altri due paesi che speriamo in futuro di suonare più avanti in un secondo tour. C'è qualcosa che devo chiederti. Dato che sei italiano, sai se c'è la possibilità di registrare nella chiesa di San Pietro nel Vaticano? Ne avremo bisogno per un'introduzione per la canzone del titolo del nostro LP The Mysteries Dum Satanas. Quello che vorremmo come introduzione è un coro che canta in una chiesa molto grande e per questo probabilmente dovrò cantare o parlare in sottofondo. Più, la cosa più importante, un coro cattolico che spero possiamo affittare lì. È previsto che passerà più avanti a un'invocazione satanica e questo probabilmente può essere fatto ovunque, tranne la Scandinavia come al solito. Ma hai parlato di alcuni tipi che conosci che sono più o meno coinvolti in conventi. Sarebbe davvero una schifezza semplicemente doppiare il suono da un film da usare nel disco. Abbiamo bisogno di materiale autentico e chiunque canterà su di esso potrà decidere da solo se vuole che il suo nome più la posizione sia stampato sulla copertina del disco, nel caso in cui sia qualcosa di molto underground e segreto, o il contrario. Non rispondere fino all'inizio di gennaio, perché dopo il tour sarò in giro, probabilmente in Svezia per un po', quindi all'inizio di gennaio va bene. Devo dirti ciao per ora, amico. Dead. Allora, oggi abbiamo con queste due lettere un bel po' su cui parlare, su cui riflettere. Sinceramente sono contento di ciò. Allora, innanzitutto vediamo la sua continua fissa per la Transilvania, anche se magari un po' di meno del solito. Diciamo che nelle precedenti lettere era molto più consistente. Questa volta è solo, solo accennata così. Però c'è sempre quel pensiero lì per la Transilvania. Da notare come chiede a un sacco di persone se riescono comunque sia a rimediare cose, anche solo informazioni, e questo sinceramente sono cose che è difficile trovare se non andate a scavare. Come troviamo sempre il pallino per la Transilvania, lo troviamo anche per i Merciless, che a questo punto penso che di aver capito che forse è proprio il suo gruppo preferito. Ma ci sta proprio in fissa, raga, cioè ogni lettera veramente troviamo Merciless. Veramente, mo me li vado ad ascoltare, eh. Cioè, mi ha fatto proprio venire voglia di andare lì a sentire Merciless. Poi, ovviamente, se è una mancanza mia, fatemelo sapere qui sotto e ditemi, vatti ad ascoltare i Merciless. E altro pallino, a quanto pare, ritorna a bomba con la colla, che a quanto pare non si riesce a trovare una colla come si deve in Scandinavia, in Norvegia, in Svezia, da nessuna parte. Cioè, sta solo in Italia la colla. Per quanto riguarda invece la seconda lettera, ci comunica, vabbè, che non è riuscito, che non riuscirà appunto a venire a suonare in Italia, il che è veramente un peccato. Quindi, in poche parole, non credo che qualcuno di noi sia riuscito a vederlo suonare. Se c'è qualcuno, raga, che è riuscito a vedere i Mayhem con Dead live, raga, io alzo le mani, scrivetemi qua sotto, fammi una bella chiacchierata, perché meriterebbe di essere ascoltata come esperienza. Poi apriamo un discorso veramente grande, il fatto del fumetto, che lui appunto ci dice che
gli piace fare fumetti, che c'è questa persona che lo sta aiutando per scrivere questo fumetto, questa persona olandese, appunto. Questo ci fa capire che effettivamente Dead Pelle, chiamiamolo Pelle giustamente perché è il nome suo, che Pelle aveva, come dire, obiettivi, aveva cose che ti spingono, tra molte virgolette, a continuare a vivere, anche se comunque sia era malato, comunque sia sappiamo tutti che aveva questo problema con la sindrome di Cotard. E questa cosa veramente è un, come dire, è un po' un ossimoro, perché da una parte vediamo Pelle che aveva voglia veramente di vivere, di portare avanti i suoi progetti, che siano musicali, che siano appunto disegno, che sia la conoscenza della Transilvania. Dall'altra però purtroppo abbiamo il Pelle malato, Pelle che appunto conoscono un po' tutti, Pelle che appunto andava ai concerti e faceva cose che non doveva fare, che sotterrava i vestiti per sembrare più. Questa cosa sinceramente a me fa un po' strana, perché comunque noi Pelle lo conosciamo appunto per quello, ma in realtà, come appunto dissi con tante persone, in realtà Pelle non era solo così. Leggendo queste lettere noi continuiamo a vedere veramente un Pelle che voglioso di vivere, voglioso di coinvolgere altre persone nelle sue passioni, come appunto vediamo Nick, come vediamo magari altre persone, come spero vedremo altre persone in futuro con altre lettere. Magari a quei tempi era molto più difficile, appunto, io questo sinceramente ve lo posso dire con tranquillità. Purtroppo c'è da dire che era anche molto più difficile coinvolgere altre persone che magari erano appunto, non dico dall'altra parte del mondo, ma non erano sinceramente dietro casa, perché noi stiamo parlando degli anni 90 che non c'era internet, quindi per poter sentirsi Pelle con Nick dovevano spedirsi le lettere comunque sia arrivavano dopo un po', era macchinosa come cosa, quindi ecco che era, diciamo, un po' più difficoltoso, anche se a me piacerebbe sinceramente tornare un po' al mandarsi le lettere, aspettare giorni che arrivasse, condensare tutto quello che c'è da dire in una lettera e aspettare appunto la risposta del tuo amico di penna. È veramente stupendo. Adesso con internet, sì, da una parte è vero che abbiamo la risposta immediata e abbiamo subito un feedback, dall'altra parte è molto più bello perché appunto io, come magari voi, avete tutto a portata di click, cioè nel senso, se non ci fosse internet non sarei mai riuscito ad esprimere questa mia passione così come sto facendo adesso, come magari tanti di voi stanno facendo. E questa cosa sinceramente da una parte ci ha aiutato, da un'altra, insomma, diciamo che vediamola un po' come, io non voglio dire che ci sta isolando, perché non ci sta isolando, dipende tutto da come si usa il mezzo, ecco. Detto questo, regà, infatti concludo dicendo che, come al solito, purtroppo è andata come è andata, lo sappiamo tutti, e sinceramente io quando continuo a leggere queste lettere dico, com'è possibile che un ragazzo così bello, diciamo, nel senso solare, così con questa voglia di vivere, perché regà, leggendo le lettere non traspare minimamente la sua depressione, e lo stiamo vedendo, l'abbiamo lette, ormai ne abbiamo lette 5 di lettere, almeno quelle che ha mandato a Dolnik, questo suo appunto voler portare avanti a tutti i costi i suoi progetti, che siano i Mayhem appunto, come abbiamo visto, che siano i fumetti, che sia la Transilvania, com'è possibile? Io quello che mi chiedo ogni volta è, com'è possibile che siamo arrivati a perdere una persona così bella come Pelle, appunto. E questo appunto mi fa riflettere sempre sulla solita cosa che vi dico sempre, ogni volta che andiamo a leggere le lettere. Purtroppo la depressione è veramente una cosa bruttissima. Ti colpisce le persone più care, e queste persone fanno in modo di non far vedere che stanno combattendo questa brutta bestia. Cerchiamo sempre di essere il più gentile possibile con chiunque, perché davanti a noi possiamo avere una persona che sta combattendo questa battaglia e non saperlo. E signori, purtroppo negli ultimi mesi qui da me ci sono stati varie persone che non ci sono più, che si sono, appunto, che non ce l'hanno fatta, che hanno perso questa battaglia. Queste persone sinceramente non so che dire, perché c'è una persona che è molto vicina,
non sai mai come affrontare questa cosa, non sai mai cosa dire, non sai mai perché l'ha fatto, perché che cosa potevi fare in più per poterlo aiutare. Tra l'altro, una di queste persone, appunto, che non c'è più, è una persona che seguiva questo canale. Voglio dedicare questo video anche a lui, perché ho un conto in sospeso che sinceramente non so se riuscirò mai a portare a termine, ma ci proverò. Questo video lo dedico non solo a Valerio, ma anche a tante persone che stanno combattendo quella brutta bestia e che non ce l'hanno fatta. Regà, vi prego, come al solito, vi prego, se c'è qualcosa che vi turba mentalmente, non combattete da soli. Avete tante persone accanto, se non ce l'avete, provate a cercare qualcuno che vi stia a sentire. Non fate cose di cui potete pentirvi. Sfogate i vostri pensieri brutti in qualcosa di più creativo, come potrebbe essere la musica, come abbiamo visto, appunto, ci sono tanti artisti di SBM molto validi che sfogano la loro frustrazione nella loro musica, come può essere qualsiasi altra arte. Però vi prego, ragazzi, non fate cose di cui potete pentirvi. Signori, io vi saluto, vi ringrazio, grazie per essere arrivati fin qui. Un abbraccio enorme a tutti coloro che stanno passando brutti periodi, vi sono veramente vicino. Spero che questo video possa un minimo aiutarvi e un minimo tirarvi su di morale, anche se non so quanto, ma sappiate che vi voglio bene e vi abbraccio. Spero di tornare il prima possibile con una lettera, appunto, di Dead o comunque sia di Euronymous, vediamo un attimo, e ci si vede nel prossimo video. Grazie a tutti, ciao.